Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati qui sul mio canale per iniziare una nuova serie, signori. Oggi inizieremo la carriera allenatore e la inizieremo qui su FIFA 23, signori. Allora, come avrete letto dal titolo, andremo a prendere una squadra inglese delle ultime categorie, una delle più scarse che ci sono sul gioco, almeno per quanto riguarda la modalità allenatore, almeno penso. Andiamo a subito, partiamo senza indugio, senza paura, andiamo a iniziare una nuova carriera. Usiamo le rose attuali perché per ora non sono collegato a internet. Andremo a controllare un vero allenatore, signori miei. Andremo a portare alla rinascita. Il canale è tornato con le rinascite praticamente. Non toccheremo nessuno di questi allenatori, soprattutto del campionato italiano, perché non voglio falsare troppo la situazione. Ma andremo in Turchia, signori, andremo a riprendere il nostro Vincenzino Montella, che ha un outfit terribile, ma come prima stagione, visto che stiamo proprio nelle basse categorie, penso che vada bene. Non andremo a giocare con la Dana, ci basta già con Balotelli, ma la porteremo, signori, in Inghilterra. Ebbene sì, in Inghilterra, ultima categoria, League 2, signori. Andiamo a prendere lo Stevenage, o come cazzo si chiama, non io, lo Stevenage, signori. Stevenage, abbiamo un budget di trasferimenti di 1.900.000 euro, un valore del club di 3.000. Sì, partiamo con lui, signori. Una stelletta, lo porteremo ai fasti, lo porteremo, che è stato fondato nel 1976, la squadra Stevenage ha sede a Stevenage, attualmente milita in League 2, la quarta serie del campionato di calcio in Inghilterra, e noi da lì partiamo, signori, da lì partiamo per fare grandi cose. Lo porteremo in Champions, signori, bisogna del vostro sostegno. Stadio di casa, allora, io ho visto che lo stadio di casa ha una capienza di 7.000 posti, quindi c'è qualcosa con 12, 16, no, questo per forza, il Town Park con 10.000 posti per forza, perché questo 4.000 sono veramente pochi, per non dire questo 3.000, no, lui ha una capienza di 7.000, quindi vada per questo qua, signori. Mi sa migliore questo, mi sa quello più opportuno. E lo stadio si chiama l'Amex Stadium, il l'Amex Stadium, signori, l'Amex. Allora, non mi fate sbagliare, se no all'Amex spazio stadium, l'Amex Stadium, signori, e questo ce l'abbiamo. Ok, ci siamo, aggiudicato, perfetto, lo stadio ce l'abbiamo. Per quest'anno non cambiamo niente, campo, colori e cose varie, ce lo teniamo così com'è e va bene, e va bene. Allora, difficoltà, andiamo sempre sul dilettante, tanto, signori, anche in questo caso giocheremo semplicemente gli highlights. Euro, modalità attiva, no, così non c'è rischio di giocare qualche cosa. Cambio di proprietà, disattivato, elastico, attivo, e finestre di mercato attivo, direi che va bene. Si parte, signori, nuova stagione. Lo Stevenage, col vostro supporto, signori, tornerà, no, perché forse non ci ha mai militato nelle grandi categorie, quindi lo riporteremo in alto. Ovviamente giocheremo solamente gli highlights, i match clue, solo quelli d'attacco, perché così non boicotteremo le altre squadre, perché se noi giochiamo in difesa difficilmente riusciamo a subire gol. Non lo so, potremmo valutare un attimino le varie situazioni, potremmo sia fare i match clue che... Ancora questo non mi è bello chiaro. Andiamo a creare la nuova carriera e scriviamo Stevenage, o come cazzo la si scrive? Stevenage, dovrebbe essere scritto così, Stevenage, il nostro Stevenage. Ok, una cosa del genere, signori, comunque più o meno dovremmo esserci. Il nostro Vincenzino Mandello riparte proprio dal basso, eccolo lì. Mamma mia, caduto proprio in basso Vincenzo Mandello, ma da lì ripartiremo, signori, da lì ripartiremo. La maglietta mi piace tanto, è rossa semplice, ma mi piace tanto. Allora, iniziamo con il torneo, sempre quello che ci dà più soldi, dai, damose con questo. Ok, abbiamo 6 messaggi di posta, andiamo a leggere subito i messaggi di posta.
relazione sul vivai, la nostra relazione, vabbè, soliti messaggi inutili. Allora, andiamo a vedere gli obiettivi. Andiamo a vedere gli obiettivi. Allora, fai giocare almeno il 50% di una partita della stagione seguente almeno un giocatore del tuo vivai acquistato entro 2 stagioni. Ok. Termina la stagione con un margine di guadagno di 5.000 euro. Facile. Ottieni una serie di 3 vittorie fuori casa questa stagione. Ok, fai giocare. Ottieni una serie di vittorie. Lotta per la promozione. Raggiungi gli ottavi di finale di FA Cup. E termina la stagione guadagnando 5.000. Perfetto. Sono tutte cose impossibili, però non ci scoraggiamo, signori, non ci scoraggiamo. Andiamo a vedere la nostra squadra, ecco. Intanto già, signori, come chi mi conosce, chi si ricorda di me, sa perfettamente che io non gioco. Che bella maglia che però che c'ha lo Steven, mi piace. Non gioco con questa formazione, ma gioco col 4-4-2. Perché mi trovo meglio, non ci posso fare niente. Per me la formazione giusta è questa, il 4-4-2. Perfetto, vediamo come ci possiamo adattare. Allora, intanto fermi tutti. Abbiamo sistemato la formazione. Andiamo a vedere la rosa. Perché chi mi conosce sa perfettamente che io non gioco, non mi piacciono gli AS e gli AD. Allora, abbiamo 2 portieri. Abbiamo Chapman che è un 62, ok. E ha 32 anni col contratto in scadenza. E Ashley Hammond, 23 anni, in prestito da Stevenage. E questo lo mandiamo a casa. Termina prestito. Sì. Non gioco per allenare i giocatori di altre squadre. Poi abbiamo un unico terzino sinistro di 26 anni, e mi sta bene. E un secondo terzino sinistro di 19 anni, in prestito. E questo lo mandiamo anche via. Perfetto. Quindi abbiamo un solo terzino sinistro, che quindi ci serve un terzino sinistro. Poi in difesa abbiamo Sweeney, 62 di 28 anni, Van Kooten, 62 di 24 anni, Pierre Gianni, il nostro Pierre Gianni, che è il nostro capitano di 30 anni, ok, e West, ok, 19 anni e 52, quindi diciamo che in difesa siamo messi bene. Sulla destra abbiamo Wilding, ok. E Schmidt, che non diciamo che vanno bene, 61 61, ok, importante importante. Poi abbiamo un CDC Bostwich di 34 anni, questo lo saluto, vediamo, aspettate. Taylor CDC 30 anni, Tinubu 17 anni e un 50, Reeves 61, Smith 59, Campbell è in prestito e lo salutiamo. Ciao Campbell, sì. Poi abbiamo Reed, ok, e Roberts di 28 anni, attaccante destro. In attacco abbiamo Norris, 63, di 29 anni, List, 25 anni, 64, Reid, 27 anni, 60, Rose, 60. Allora, diciamo che in attacco ci siamo. Ci mancano questo Tinubu mio. Lo sa fare il centrocampista normale? Perché se sai fare il centrocampista normale ti guadagni la chance di rimanere in squadra, se no te ne vai. 14 settimane. Dribbling, velocità, dai. Tinubu, ti do fiducia, Tinubu. Sei un 50, ma ti do fiducia. Intanto Elena da centrocampista centrale. Taylor di 30 anni lo mandiamo via. Bostic lo mandiamo via. E poi c'era l'altro pure da mettere sul mercato, Roberts, attaccante destro, e Roberts, piano di crescita. Roberts, lo sai fare all'esterno? Semplice, senza troppi impicci e impirugli. Vediamo se sa fare all'esterno sinistro. Se sa fare all'esterno sinistro, 2 settimane. Oh, bravo Roberts, hai capito già tutto. Hai capito già tutto. Quindi già questi li stiamo trasformando. Quindi effettivamente ci mancano un esterno sinistro e 2 esterni destri e due, forse no, al centrocampo siamo messi pure bene perché Tinubu mi diventa un centrocampista centrale, che poi potremmo anche mandare in prestito, perché significa giocare con 2,59 a centrocampo è qualcosa di terribile, e degli esterni sinistri. Va bene, calma. E intanto un primo passo l'abbiamo fatto, andiamo a vedere il vivaio, così iniziamo a capire un attimino come siamo messi. Abbiamo un centrocampista centrale, Jansen, 15 anni, 59, 79, lo possiamo salutare già adesso che è inguardabile. Sì.
Ciao Jansen. Sono tutti centrocampisti centrali. Ottimo. De Sousa 72-94 e un 46. Ok. Adam lo possiamo salutare. Ciao Adam. Sì, tanti cari saluti a te e a famiglia. Kedlec lo possiamo salutare perché 64 e un 54 non se ne parla proprio. E Amalhaen, come cazzo lo si chiama? Amalhaen, è un 47 con un potenziale di 70-94. Questi ne possiamo parlare, signori. Non mi sembra tanto malucci. Velocità, tiro, passaggi. Dobbiamo migliorare nei passaggi, zio. Mamma mia, si è proprio messo male nei passaggi. Allenati lì. E invece alto. Anche lui nei passaggi, perché è inguardabile anche lui nei passaggi. Va bene, va bene. Io poi i piani di crescita della squadra, signori, me li andrò a fare off camera appena chiudiamo questo primo episodio, così non ci perdiamo in piccolezze. Allora, staff primavera, signori, staff primavera. Noi abbiamo un osservatore con una stelletta di esperienza e giudizio. Che schifo, oserei dire. Andiamo a vedere se possiamo assumere qualcun altro. Abbiamo 2 milioni e 2. Calma, non sono proprio male. Possiamo prendere questo. 1.400.000 non gli posso andare a dare io, però. 1.400.000 no, signori, 1.400.000 no. Perché io comunque. 1.400.000 significa rimanere. No, andiamo a prendere lui, sì. Dell'Irlanda del Nord. E andiamo a prendere un altro osservatore. 250, dai, 250 è fattibile. Ce li posso spendere 250 per un osservatore. Dai, il primo. Allora, lui che. No, aspetta un attimo. Allora, lui facciamo seguire dei giocatori 3 mesi nella nostra zona. Però lui fa proprio schifo. Andiamo in Scozia. In Scozia 3 mesi. Facciamo 6 mesi. Sto a mangiare tutto il budget, signori. 3 mesi. 3 mesi. Sì, ok. Il secondo, che è un poco meno schifoso, lo mandiamo sempre. Qua mi costa già di più. Sì, qua no, 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 qua mi costa già di più. Lo mandiamo in Irlanda. 6 mesi, 168. 168. E l'ultimo, che è il più bravo, lo lasciamo in Inghilterra. 6 mesi, qualsiasi. Ok, mi sono mangiato tutto il budget solo per gli osservatori, signori. Ottimo. Perfetto. Ora. Hub mercato, partiamo così a tavoletta. A noi fondamentalmente hub mercato. Che cazzo la scrive hub mercato, signori? Siamo messi. Cerca il giocatore. Abbiamo detto ci serve intanto due. Vediamo se tra gli svincolati c'è qualcuno di interessante. Svincolati, ruolo, difensori. Vediamo cosa riusciamo a trovare così, signori. Allora, Ahmed Bakler. A 29 anni, guardabile. Difensore centrale, no, ci servono degli esterni. Jenson Dyer. Dyer non è male. Vogliamo mettere un bel punto in difesa, signori. Dyer non è per niente male. Dyer, aggiungiamolo alla rosa. Dyer. Brekek, no. Un TS, ecco. Di 18 anni, mamma mia che sei brutto. Ricerchiamolo e aggiungiamo a Hub Mercato. Purtroppo dobbiamo iniziare a fare. Asa di 28 anni, non sei per niente male. Hassan non sei per niente male. Gallardo messicano, fallo seguire. Questo Hassan fallo seguire pure, anche se un Asa. Kedler, no. TD, Kirwan, no, questo è proprio scarso. Lam, Leo, Lang, Mateju. Mateju non sembra malissimo. Esterno destro, aggiungi Mateju. Mensah non sembra nemmeno tanto male. Montes, no, no, poi siamo troppo. Ce n'è troppo. Nagy, no, Nagy è proprio brutto. Novak, Franjo Novak, 18 anni, croato, non mi dice niente. Nilsson, Pap,
Miguel Raid, 31 anni anche no. DC Sanchez, 24 anni messicano. Sanchez 24 anni messicano, ne potremmo anche parlare. Versalico, no, signori, Versalico. Questo prenderà un botto di stipendio, ma non lo facciamo seguire, non si può mai sapere. E Paranjonsen, no, Paranjonsen non mi sembra tutto questo granché. E poi mettiamo a cercare anche, siamo messi male anche al centrocampo, ci servono degli esterni, signori. Esterni, Antuna, 24 anni, un messicano, non sembra niente male Antuna. Esterno sinistro, McWowat, no, inguardabile. Esterni, Nego, no, 31 anni anche no. Esterni, Royas, 30 anni anche no. Esterni, sono finiti. Mamma mia che siamo messi male, signori, non ci sono esterni svincolati, ottimo. Sul mercato, esterni, andiamo a cercare direttamente, no, facciamo così, qualsiasi, sul mercato. Ottimo, Moreno del Manchester City, questo non ci scenderà mai da noi, ma è inguardabile, 34.000 di stipendio, mamma mia. Mi sa che dovremo proprio cercarli male gli esterni, dovremo cercarli proprio male. Fantuna l'avevamo preso. McCowatt mi sa che... No, McCowatt non è proprio inguardabile, signori. Nego, 31 anni, mamma mia. Luis Romo, chi è Luis Romo? Soprattutto che ci fai qua, Luis Romo? Luis Romo, però aspettate, Luis Romo. C'abbiamo quello... Potrebbe essere interessante. Rojo entra prepotentemente nelle nostre ricerche. Non abbiamo esterni destri, signori, e quindi sono gli unici, sono Nego, che però non me lo possono cercare. Vabbè, gli esterni destri li cercheremo, anche perché vediamo un attimino quanto è rimasto di budget, perché stiamo a fare le peggio cose. Un milioncino ci è rimasto di per il budget. Cristina spunta tutto indietro, spese il budget iniziale, non ho capito quanto modifica budget. Come cazzo la si fa? Panoramica. Non mi fa fa panoramica. Perfetto, ottimo. E io come capisco quanto mi è rimasto di... Va bene. Qualcuno mi spiega come faccio a vedere quanto mi è rimasto? Un milioncino mi è rimasto praticamente. Ok. E budget settimanale 27.000. Quindi siamo proprio messi male. Proprio messi malissimo. Va bene. Andiamo avanti, signori, dai. Andiamo avanti. Andiamo un pochino avanti, poi... Ah, devo fare gli allenamenti, porca di una paletta ambriaca, devo fare gli allenamenti. Allora, signori, come primo devo fare gli allenamenti. Sì, va bene, allora, signori, come primo episodio noi ci fermiamo qui. Io ora andrò un poco avanti, mi svolgerò gli allenamenti e ci vediamo appena, appunto, siamo a ridosso delle prime amichevoli del campionato e soprattutto a ridosso di quando mi arrivano le prime notizie su questi giocatori che stiamo ricercando. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo episodio. Bella raga, ciao!